Professor Federico Carli, presidente dell'Associazione Guido Carli, un piacere ritrovarla, professore. Buonasera, buonasera a lei. Professore, ormai countdown per il Consiglio europeo che parte domani con la nomina ai famosi top jobs, ovvero i ruoli apicali della nuova Commissione europea. Ci dovrebbe essere il bis per Ursula von der Leyen, Callas come alto rappresentante per la politica estera, la conferma di Metsola per quanto riguarda la presidenza dell'Europarlamento e Antonio Costa invece al presidente del Consiglio europeo. Queste le indiscrezioni dicono che ci sarebbero già il consensus. Il nostro paese sembrerebbe un po' marginalizzato, tant'è vero che oggi la Premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera, dove ha illustrato quelli che sono i principali punti del Consiglio europeo di domani, ha parlato così. Oggi si sceglie di aprire uno scenario completamente nuovo e la logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di convenzio ad excludendum in salsa europea che a nome del governo italiano ho apertamente contestato e che non intendo condividere. Professore, è un po', diciamo, ironico, una Meloni che esce rafforzata rispetto magari ai suoi partner. Sul tavolo domani saranno seduti un Macron sempre più debole, Scholz che non ha più neanche la maggioranza nel paese, eppure sembra che sia l'Italia marginalizzata. Ci aiuta a spiegare cosa succederà domani al Consiglio europeo? Mi sembra che le parole di Meloni anticipino quello che succederà domani, e cioè, come ha detto lei, c'è cioè il paradosso del partito dei partiti di governo in Italia, che sono gli unici che sono usciti sostanzialmente in maniera positiva dall'ultima tornata elettorale, che si trovano ai margini di questa scelta che è stata nei fatti compiuta, perché i quattro nomi che lei ha citato, che sono anche tra le altre cose perché Costa per esempio è un'eccellente figura, però il punto non è discutere delle capacità di queste persone, bensì appunto di come, del percorso che ha portato queste persone a occupare queste posizioni apicali nella Commissione europea e nelle istituzioni europee. E io credo che non aver tenuto nella debita considerazione quella che è stata l'indicazione elettorale dei cittadini europei sia un rischio, perché se l'Europa non cambia passo, la disaffezione che è emersa in maniera piuttosto evidente dalle urne aumenterà, e questo indebolirà piuttosto che rafforzare l'Europa. Ora, il punto centrale, i due punti centrali secondo me su cui sono: primo, l'Italia dovrà avere e avrà, io immagino, un rappresentante importante in Europa. Due, capire chi si occuperà dell'economia, perché questo, a mio avviso, è il punto centrale. È importante davvero, anche perché ricordiamo Gentiloni è il commissario uscente degli affari economici, allora si parla eventualmente magari di una delega al PNRR, quanto è importante proprio per il nostro paese. Vedremo ovviamente domani. Class CNB si seguirà con estrema attenzione il Consiglio europeo. Professore, le propongo di ascoltare le nostre colleghe di CNBC Europe che fanno il punto sulle elezioni in Francia post dibattito di ieri sera tra i vari candidati primi ministri. In realtà c'era Bardella da un lato, Attal dall'altro, l'estrema sinistra ha presentato Bompard. Tutti i dettagli dalle colleghe di CNBC. I leader dei tre principali blocchi politici della Francia si sono scontrati in un acceso dibattito televisivo martedì sera sui rispettivi piani di spesa, con ciascuno che accusava l'altro di portare avanti un programma fiscale rovinoso. Il dibattito è stato la principale vetrina pubblica prima delle elezioni parlamentari francesi, con il primo turno di voto che si terrà già questa domenica. Charlotte si unisce di nuovo a noi con ulteriori dettagli. Charlotte, delineaci i punti salienti di questo dibattito e se hanno fornito qualche tipo di chiarezza su quello che accadrà dopo. È stato un dibattito cruciale in particolare per Gabriele Attal, l'attuale primo ministro, che cercava di convincere gli elettori a votare per
per loro, perché sono indietro. Il partito del presidente Macron è in terza posizione, dietro l'estrema destra e l'estrema sinistra. Insisteva sul fatto che questo voto non era un referendum sull'azione di Emmanuel Macron, che il loro partito era il miglior voto per bloccare gli estremi, che loro erano quelli che sostenevano i valori repubblicani, ma certamente gran parte della conversazione si è concentrata sull'economia, sulle finanze pubbliche, come abbiamo sentito prima con l'estrema destra che ribaltava l'argomento, la critica, dicendo che i mercati sono preoccupati, non sono affatto preoccupati per il loro arrivo al potere, ma certamente sono loro a criticare il governo attuale per essere troppo lassista nella spesa pubblica. Quindi, di nuovo ribaltando l'argomento, questo è stato il cuore della conversazione. Ed è interessante perché erano tre leader, doveva essere un dibattito sui potenziali primi ministri. C'era Jordan Bardella per l'estrema destra, Gabriel Attal per i centristi e per la sinistra Emmanuel Bompard, che in realtà non sarà primo ministro, e questo mostra un po' la divisione del blocco di sinistra tra socialisti e estrema sinistra, la France Insoumise, se in realtà non sono d'accordo neppure su chi potrà essere il primo ministro. Quindi in sé questo è già abbastanza interessante. Il secondo blocco dei sondaggi non ha ancora detto chi governerebbe il paese se loro andassero al potere, quindi tutto questo era un po' in gioco nel dibattito. Molta attenzione sull'economia, Jordan Bardella concentrando gli attacchi sul primo ministro, l'ha chiamato professor Attal e non aveva bisogno di lezioni da lui sulle finanze pubbliche. Da parte sua Attal ha risposto che il suo è il partito che non promette la luna agli elettori. La differenza tra i miei concorrenti e me è che io sono primo ministro e non voglio mentire ai francesi, non voglio promettere loro la luna, non voglio far credere loro che tutto possa essere finanziato magicamente. Sto proponendo un piano serio e credibile, un piano di spesa che si basa su due assi: guadagnare di più e spendere meno. Quello che sto sentendo, signor Attal, è una lezione sulla disciplina di bilancio. Nonostante lei abbia il più grande debito della zona euro e abbia creato un deficit pubblico al 5,4%, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, mentre lei sta parlando, la Commissione Europea ha aperto una procedura di deficit contro di noi. Quando voi fate dei regali ai ricchi di questo paese, loro prendono quei soldi e li mettono nei loro conti di risparmio e non vanno a sostenere l'economia reale. Quindi sì, dobbiamo aumentare il salario minimo, contrariamente a all'idea che questo rovinerebbe l'economia. Mi dispiace, ma ogni volta che aumentiamo il salario minimo, loro presentano gli stessi argomenti. Ovviamente, professore, le chiedo un parere da economista, non entriamo nelle questioni politiche dei cugini transalpini. Come andrà a finire e quanto bisogna preoccuparsi proprio per quanto riguarda, diciamo, i mercati e il fatto di mantenere una certa, sarebbe impossibile dire, rigore finanziario, perché effettivamente la Francia, come l'Italia, è finita in una procedura di infrazione. Ma certo che se le promesse elettorali venissero mantenute, diciamo che i conti pubblici francesi verrebbero messi, ed è un eufemismo, davvero a dura prova. La situazione politica francese non può non suscitare preoccupazione negli osservatori economici europei, in primo luogo per la grandissima incertezza che c'è e che io temo possa emergere dalle urne, nel senso che i sondaggi indicano una pesante sconfitta di Macron e una discreta affermazione della sinistra, sinistra radicale e sinistra socialista, e una affermazione della destra. Tuttavia nessuno probabilmente avrà la capacità di formare, di avere una maggioranza solida nel Parlamento francese. Dunque il problema sarà trovare un compromesso che consenta di guidare la Francia in questa fase molto complicata. E un governo francese fragile, se questo scenario si realizzerà, e io temo che si possa realizzare, un governo francese fragile non può non suscitare preoccupazione, perché, come è emerso anche nel servizio che abbiamo visto poc'anzi, la Francia ha un debito nella sua dimensione non dissimile da quello italiano, e quindi diciamo che si pattinerà su ghiaccio sottile, perché una situazione incerta nella politica francese, con la Francia in queste condizioni finanziarie, soprattutto il debito più che il deficit che mi preoccupa, con una crescita molto debole, è chiaramente un elemento che deve purtroppo suscitare preoccupazione anche negli altri paesi europei.
A cominciare ovviamente dall'Italia, altro paese con un debito particolarmente pesante. Chiudiamo la nostra chiacchierata, professore, con il sito di milanofinanza.it. Non le chiedo ovviamente di Unicredit e del suo shopping, ma intanto ricordiamo le indiscrezioni di queste ore. Unicredit che punta a Luminor in Estonia, quanto ha pagato Blackstone per il 60% per Mediobanca. Per gli azionisti di Mediobanca sarebbe un M&A di valore. Torna vivace il mercato delle fusioni e acquisizioni in Europa, mentre BBVA cerca di rilevare in Spagna. La concorrente Sabadell, Unicredit non guarda per ora l'Italia e punta, sembra, ai mercati fortemente digitalizzati dell'area baltica. Intanto si è espresso il Tribunale russo di San Pietroburgo sulla saga Unicredit-Gazprom. Un Unicredit oggi sostanzialmente invariato a Piazza Affari, giù dello 0,07%. Le dicevo, non è tanto ovviamente sul tema Unicredit, ma il fatto di fusioni e acquisizioni anche nell'ambito bancario, in un momento, a proposito di voto europeo, dove l'unione bancaria è piuttosto lontana, soprattutto con questa virata a destra, con i vari partiti nazionalisti che si sono sicuramente rafforzati nell'ultimo voto europeo. Allontana secondo lei delle operazioni di fusione e acquisizione anche transfrontaliere nel settore bancario? Come la vede? Io francamente credo che se ci saranno operazioni trasfrontaliere di fusione e acquisizione saranno operazioni mirate. Non vedo una possibile ondata di operazioni per varie ragioni, ma più che per la non completamento di questa unione bancaria e finanziaria, proprio per le condizioni generali di mercato, sia nello scenario politico che abbiamo richiamato prima, e sia per quanto riguarda l'andamento comunque recente dei tassi di interesse, che avendo allargato lo spread tra tassi attivi e tassi passivi hanno rafforzato soprattutto le società bersaglio. Quindi che questa situazione politica e questa situazione economica, a mio avviso, non prelude a una ondata di fusione e acquisizioni. Per quanto riguarda Unicredit, io credo che chiaramente operazioni mirate potranno esserci, ci saranno, e questo interesse, questo tentativo di Unicredit dimostra innanzitutto la solidità della nostra banca, che è ottimamente amministrata e che credo possa in qualche modo dare un segnale positivo come conclusione della nostra conversazione, perché dimostra che il nostro sistema creditizio rimane solido e che guarda con capacità anche all'estero per fare eventuali operazioni. Grazie davvero al professor Federico Carli, presidente dell'associazione Guido Carli. Ci risentiamo subito dopo il voto francese, professore. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie.